Sì, grazie Presidente. Per portare all'attenzione di quest'Aula la questione del lago di Massaciuccoli in provincia di Lucca in Toscana. È un lago bellissimo, un lago spettacolare dove c'è una biodiversità unica, veramente straordinaria. Una parte del lago fa parte dell'ente Parco di Migliarino. Cosa sta succedendo in questo lago? Noi stiamo continuando a dire al PD che governa la regione toscana che stanno continuamente facendo delle non attività e dei danni al lago. Il nostro capogruppo Elisa Montemagni continua a dire alla regione toscana che i danni che stanno facendo adesso si procurranno nel futuro. Ma quali sono i due aspetti importanti? Il primo è che le postazioni fisse da caccia non possono essere, in base alla delibera della regione, non possono essere cedute tra atti, tra vivi e nemmeno in donazione, facendo morire un'attività che esiste lì di caccia e di rapporto anche tra l'uomo e l'ambiente fantastica nel tempo, ed è una cosa importante perché va a rovinare un ambiente. L'altro punto ancora peggiore del primo è che la parte del lago soggetta all'ente parco di Migliarino non si può fare nessuna manutenzione, tra virgolette, alle bilance da pesca e alle baracche dove ci sono le barche, se non attraverso un'autorizzazione come in un'abitazione civile, che comporta i proprietari a non ripararle con un grosso degrado. Per cui abbiamo una parte del lago dove non è sotto l'ente parco di Migliarino, che funziona molto bene, e l'altra parte invece, che è sotto l'ente parco, che è in continuo degrado. Fortunatamente manca un anno solo al 2020, l'anno in cui forse, anzi sicuramente, prenderemo in mano la Toscana per cambiare il continuo degrado del PD in quella regione. Grazie Presidente. Grazie, senatore Vescovi.